Buonasera a tutti, spiego brevemente perché ho pensato di fare questa presentazione, diciamo anche per motivi anagrafici, diciamo, pensato sarà meglio fare qualcosa che attengo un aspetto di tempo e quindi pensato di dare alcune informazioni, che sono informazioni degli anni che ho raccolto, che potrebbero interessare, sono abbastanza interessanti, e a partire da questa istituzione, la Buona Volontà Mondiale, chiedo se qualcuno la conosceva già, no, la Buona Volontà Mondiale, ecco, infatti non l'hai conosciuta, e, diciamo, è un'istituzione che ha varie sedi nel mondo e si preoccupa di cercare soluzioni positive alle varie situazioni sul pianeta. Diciamo che spiegherò poi anche cos'è questa nuova visione, cosa si intende per il piano di Mio e cosa si intende per il pianeta Sacro. Cercherò di illustrare queste cose. Voglio partire però da questa diapositiva che è tratta dalla rivista della Scientific American Magazine, che ci dice già alcuni dati sulla nostra situazione attuale. Cioè, in questo momento la Terra, diciamo, bisogna avere i piedi per terra, non abbiamo piedi per terra, in realtà la Terra non è ferma per niente, ma sta girando intorno al proprio asse a 1600 km all'ora, gira intorno al Sole a 108.000 km all'ora. Il nostro sistema solare gira intorno al centro della galassia a 800.000 km all'ora. La nostra galassia sprezza verso il cosiddetto grande attrattore, una struttura misteriosa in direzione della costellazione dell'Idra, a più di 3,5 milioni di chilometri orari. Quindi siamo abbastanza nel tempo che ho impiegato adesso di questi dati, abbiamo viaggiato per più di 50.000 chilometri. Quindi sarà meglio tentare di pensare a queste piccole considerazioni. Quindi, dati appunto per le misure, le problematiche terrestri appaiono un po' ridimensionate e quindi cerchiamo di allargare gli orizzonti. L'esperienza delle scienze svoltosi nella Valle dei Templi, organizzata anche dall'Agenzia Spaziale Italiana e da quella europea, il filosofo Alfonso Iacono presentava l'argomento pensare a altri mondi e ha affermato: senza un progetto in grande, l'ingegneria spizzico finisce sempre per costruire qualcosa mentre ne distrugge un'altra. Spesso gli interessi di pochi prevalgono sul bisogno dei molti e sul bene comune. Questo è il festival che si è svolto nel 2017. E allora la mia idea, appunto, tra le cose appunto per presentare, fare le informazioni che vorrei dare, è quella di una preghiera. Cioè, cominciamo con una preghiera, una delle preghiere più elevate che siano mai state donate all'umanità, che penso sia molto conosciuta, che fu annunciata nel 1945 con lo scopo, secondo una visione esoterica, di tentare di alleviare le sofferenze dovute alle devastazioni delle guerre mondiali. La preghiera è questa, si chiama una grande invocazione. Possiamo anche leggerla: dal punto di luce della mente di Dio, brisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore nel cuore di Dio, fluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi il volere degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene il genere umano si muove il piano di amore di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere si stabiliscono il piano sulla terra. Perché l'ho presentata? Perché come informazione, accanto a una preghiera, dopo la seconda guerra mondiale, all'umanità prostrata furono dati dei legati, chiamiamolo così, furono istituite le Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945, il 10 dicembre del 1948 fu promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E credo che così. Una cosa che mi ha molto colpito quando l'ho trovata è questa diapositiva. In questa diapositiva la Eleonora Roosevelt, la moglie del presidente Roosevelt, con in mano la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, recita dalle Nazioni Unite di New York la grande invocazione. E si può anche, la possiamo ascoltare.
c'è uno speaker che è sempre lì da New York, in maniera molto enfatica, parla della giornata mondiale dell'invocazione, che c'era nel 45, nel 50, c'è ancora, ma non è una cosa molto conosciuta, non so se qualcuno l'ha sentita, e dice queste parole in inglese, dice: dopo la bomba A, dopo la bomba A, abbiamo la bomba S, la bomba spirituale, spiritual bomb. E poi presenta Eleonora Roosevelt che recita la grande invocazione fra cori angelici, quindi dopo le bombe siamo passati ai cori angelici, e quindi un bel passaggio. Ecco, magari quando lei recita, sentiamo la preghiera che era prima, sentiamo un pezzetto. Sono belli con gli angelici, diciamo. Insomma, bisogna un po' sanare le ferite della guerra. Come tutto viene un po' collegato alla nuova vita dopo. E parla anche di una necessità di una guida spirituale del pianeta. Perché si chiama invocazione, se la preghiera è la scienza del cuore e dell'amore, se la meditazione è la scienza della mente e del pensiero, l'invocazione è la sintesi delle due, poiché è la scienza di sintesi che invocando il superiore che eleva l'inferiore cerca di fondere spirito e materia. Grande invocazione è stata diffusa dal Lucis Trust, è un'istituzione dedicata alla creazione di un nuovo miglior modo di vivere per tutti nel mondo. Per scopo dichiarato quello della realizzazione del piano divino per l'umanità. Le sue attività educative promuovono il riconoscimento e la pratica dei principi spirituali, dei valori su cui si deve fondare una società stabile e interdipendente. E questo è il sito che mi chiedeva prima, è in 8 lingue diverse, e c'è tantissimo materiale, come si mette lì, per trovare davvero un po' di tutto. E le attività. Nel mondo i testi, che sono poi, alcuni sono questi qua, che ho messo su Cesare, sono 24 testi, sono divulgati in 8 lingue diverse, la sua funzione più importante è quella di favorire l'evoluzione spirituale del pianeta presentando i principi della saggezza eterna tramite meditazione, studio e il servizio come modo di vita. Queste sarebbero le attività del Cistrasti, c'è la scuola arcana, che è una scuola spiritualità per corrispondenza gratuita da molti anni, basata sui 24 libri della Bene, poi c'è la Buona Volontà Mondiale, appunto, e i Triangoli, che è un'istituzione, diciamo, in pratica formata da persone che a gruppi di tre si riuniscono mentalmente in tutto il mondo per inviare pensieri positivi sul pianeta. Ci sono alcuni dei libri, Telepatia del vincolo eterico, L'anima e il suo meccanismo, I problemi dell'umanità, Il destino delle nazioni, Il ritorno del Cristo. Insomma, diciamo, quando io ho scoperto questa istituzione, mi sono sembrati dei titoli molto accattivanti, insomma, diciamo che c'è scritto, perché sono argomenti, penso, possono interessare molti.
Quindi il piano di Giugno deve essere servito. Quindi spesso a grande invocazione si parla del piano di Giugno che deve essere servito. In proposito, penso che possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che un piano di Giugno non possa non giungere a compimento, sarà quindi attuato, ma il come e il quando dipenderanno da quanti sapranno farsi strumento della volontà divina. Possiamo intuitivamente immaginare quale possa essere questa volontà e quale piano sottenda. Riprendendo l'affermazione di Einstein, la nostra comprensione di Dio deriva dalla profonda convinzione di un'intelligenza superiore che è onnipresente e si rivela al mondo conoscibile, nonché alla luce delle rivelazioni fatte dal maestro tibetano, ispiratore dei 24 testi del peso della scrittura Vedi, è possibile ipotizzare quale possa essere la sua volontà per il nostro pianeta. Tale volontà si potrebbe sintetizzare in due parole, pianeta sacro, cioè un pianeta che sia finalmente consapevole dell'esistenza nell'universo di una minima di quelli che gli indiani d'America, ma anche moltissimi altri popoli, da tempo immemore chiamano i popoli delle stelle, o anche i nostri fratelli dello spazio. Quindi a supporto cito questa frase del maestro tibetano che dice... Trattato di magia bianca, per comprendere l'opera della gerarchia spirituale planetaria è bene sapere che l'opera di impulso di controllo è affidata a due gruppi di esseri, a quelli dell'umanità terrestre che si sono qualificati al servizio, a certe esistenze qui giunte da evoluzioni di altri pianeti. Quindi questo è stato scritto e chiaramente per quel che mi riguarda, quando l'ho letto ho cercato di saperne di più, di capire qual era la consapevolezza dietro queste parole, cosa si poteva trovare. Quindi, oltre questa prima affermazione... L'ordine, scusa, torna indietro un secondo. Quelli dell'umanità terrestre che si sono qualificati al servizio e certe esistenze qui giunte da evoluzioni di altri pianeti. Cioè, è abbastanza chiaro, non dice, ma... E quindi insomma, vediamo cosa c'è, cosa si può, cosa possiamo trovare. Non solo, ma bisogna anche citare il cofondatore del Lucistrat, quasi 100 anni fa, che è un'istituzione, insomma, che ha una sua storia ben consolidata. Foster Bailey, il marito dell'Alice Bailey, 32° grado, marito dell'Alice Bailey, e nel suo testo Lo spirito della massoneria afferma esplicitamente che la massoneria, di cui critica la deriva utilitaristica ed affaristica di parte di essa, ha avuto origine sulle costellazioni di Sirio. Nello stesso testo Foster Bailey si riferisce al maestro Gesù come il più grande maestro massone di tutti i tempi. Anche questa affermazione mi sembra, insomma, non da poco. E questo è il libro, l'unico non tradotto in italiano. Probabilmente perché in Italia si è praticato, non lo so perché, ma c'è un altro problema. Quindi il discorso è, esistono 24 libri di filosofia esoterica, no. C'è un collegamento con, evidentemente, con presenze che vengono dal di fuori del nostro pianeta. E un collegamento lo troviamo in questo blog, il signore di appunto Arkan Blomqvist, uno svedese ed ha il più grande archivio ufologico del pianeta. È stato uno studente della scuola negli anni 70 e ha scritto questo libro, Esoterismo e ricerca ufologica. Quindi c'è un collegamento diretto fra tutta la conoscenza, la tradizione, le formazioni esoteriche e questa eventuale presenza di da altri mondi. E questi sono i tre grandi maestri dell'esoterismo e in questa diapositiva, secondo me ha ragione, Steiner, quello su in alto, viene messo al di sopra delle altre due grandi profetesse, la Blavatsky e la Bailey. E questa fotografia si trova sul sito della Buona Volontà Mondiale, quindi è un riconoscimento insomma, un gigante, si dice, della conoscenza.
Quindi, allora, qual è la funzione principale dell'esoterismo? A mio avviso quella di presentarci, con largo anticipo, una visione del mondo futuro e quindi elevarci da una situazione di arretratezza che si vede ancora come umanità vivere del tutto inconsapevolmente rispetto a quanto accade intorno all'universo. Un esempio di questo aiuto ci viene dall'informazione sul ponte elettrico, The Electric Bridge, ponte elettrico. Qualcuno ha mai sentito parlare di ponte elettrico? No. E stasera potete sentire parlare. E quindi, il ponte elettrico è un simbolo potente per servire nel campo della scienza e della filosofia. Il suo scopo è quello di contribuire a colmare il divario tra la scienza esoterica e quella esoterica attraverso il linguaggio dell'energia elettrica. Il ponte elettrico si occupa di una maggiore comprensione della scienza della fratellanza e delle relazioni tra i fenomeni cognitivi e quelli di natura elettrica. La comprensione dell'energia elettrica è la chiave per l'integrazione della scienza in un insieme unitario, fornendo così una base magnetica in cui il piano divino può approfondire le sue radici e prosperare tranquillamente in un futuro insegnamento esoterico. E questa è la pagina del sito del Lucy Strass dedicata al ponte elettrico, alla tensione elettrica. Sono vari articoli, alcuni in italiano, alcuni in inglese, direi molto interessanti, se qualcuno è interessato si può andare un po' a vedere. E questo è poi il risvolto, diciamo così, esoterico, cioè la conoscenza esoterica che era vigente da parecchi decenni ha trovato poi una manifestazione esteriore in il cosiddetto Thunderbolts Project, il progetto fulmine di due scienziati, due fisici, un americano e uno australiano, David Talbot e Wallace Thorne. E questo è il loro manifesto, dicono in pratica, parlandosi su scoperta appunto sull'ultima scoperta della fisica, che dalle più piccole particelle alle più grandi formazioni galattiche, la rete di circuiti elettrici connette e unifica tutta la natura, organizzando galassie, energizzando le stelle, dando nascita a pianeti e sul nostro mondo controllando il tempo e gli organismi animati biologici. Non vi sono, siamo isole isolate, non ci sono luoghi isolati in un universo elettrico. E questo è la... Se qualcuno conosce quell'aggeggio lì sopra? Il Thunder. Sì, il bar. E questo è diciamo il logo del congresso, che si vede tutti gli anni in America. Quest'anno non c'è stato, nel 2018 ci sarà, nel 2018 non c'è stato, ci sarà nel 2019, e dove i 300 fisici più avanzati del pianeta si incontrano e discutono di energie, di fisica futura, energia pulita, teletrasporto, cioè. E quindi c'è un collegamento, infatti qui lo dice chiaramente, col cosiddetto Cosmic Thunderbolt, con il fulmine cosmico. E il simbolo per la nuova conferenza è il primordiale fulmine cosmico. Vaira in sanscrito, in Dori in tibetano e Kongo in giapponese, perché questa enigmatica arma degli dei unisce direttamente un tema antico all'attuale scienza del plasma. Questo è il loro libro, il Thunderbolts of the Gods, il Thunder di Dei, e c'è sempre questo simbolo che sembra che fosse appunto utilizzato da Dei o chi per loro per lanciare questi strali. Ci sono vari testi, in inglese l'universo elettrico, il simbolo di un cielo alieno, e addirittura universo elettrico per principianti. Sì. Questa è una conferenza sull'universo elettrico tenuta in Inghilterra l'anno scorso. Quindi è una visione, diciamo, diversa, ma questa sì, olistica, mettiamola così. Oh, tornando alla buona volontà mondiale, quindi dicevamo, ecco, un altro aspetto di Cistrast, tutti gli anni si svolge una conferenza all'interno delle Nazioni Unite. Nel 2017 le informazioni erano, cioè il titolo della conferenza era gli obiettivi di sviluppo sostenibile alla luce dei giusti rapporti umani.
discernere la verità su delle informazioni. Quindi si cerca sempre negli avvenimenti mondiali di ricercare una visione che tenga conto, sì, dei reti rapporti umani, una visione, diciamo così, tra virgolette spirituale, sempre volta positivamente al miglioramento delle situazioni. Quindi il fatto che si svolga all'interno delle Nazioni Unite è stato da pochi anni, insomma, una buona conquista. Il signore in alto si chiama Vince van der Velde, appunto è un fisico olandese che è il segretario del Trust, e lui tutti gli anni va alla conferenza, quella del Thunderbolt che abbiamo visto prima in America. Il signore subito sotto, purtroppo non c'è più, ma voglio ricordarlo perché si chiama Jim Ryder, era il vicepresidente della Lockheed Aerospace, il capo dell'ufficio progettazione nelle sue conferenze riusciva ottimamente a riunire gli aspetti spirituali e esoterici alle conquiste più recenti della fisica. E poi ci sono vari relatori. Questa è la conferenza di novembre del 2018, quindi si risonanza sulla terra vivente, gestione della terra, rimetti gli sviluppi sostenibili, cioè si studiano sempre quelli che sono gli obiettivi, questi obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, l'Agenda 2030, che ha 17 punti, e questo, la buona volontà mondiale, dà il suo supporto, così, di una visione spirituale che possa condizionare le scelte, diciamo, che si fanno con le Nazioni Unite. Quindi, buona volontà mondiale, l'istituzione ufficiale, dove a mio avviso potrebbe essere possibile trovare una sintesi che tenga conto delle varie visioni e divisioni, per far sì che l'umanità possa, almeno su determinati argomenti cruciali, trovare l'auspicata unità e superare le sterili divisioni presenti sul pianeta a tutti i livelli. Ricordo che un luogo che possa definirsi di tutti esiste già, ed è la stanza di meditazione delle Nazioni Unite a New York, voluta da Dag Hammarskjöld, il primo segretario delle Nazioni Unite e uomo di elevata spiritualità, ed è gestita da Lucy Strass. Tra l'altro, così, una curiosità è che Hammarskjöld, che purtroppo lui morì nel 52, penso, in un incidente aereo, in realtà sembra che l'aereo fu abbattuto dagli americani, e si è riaperto una indagine su quell'episodio a Ginevra da 2 anni per cercare di chiarire questa morte. Hammarskjöld è un cognome onorifico, si dice, significa martello, scudo, perché la sua famiglia da sempre, insomma, era ai livelli più, diciamo, politici più elevati in Svezia, erano, diciamo, primi ministri, presidenti delle banche centrali, eccetera. E un'analoga stanza di meditazione sta per essere inaugurata a Ginevra, adesso non c'è, penso l'anno prossimo, sollecitazione di Lucy Strass insieme ad altre istituzioni. Questa è quella di New York, che ha due caratteristiche, no, varie caratteristiche. Intanto ha la forma di una piramide tronca, poi al centro c'è una monolite. Un monolite, un blocco monolitico di magnetite. Sembra di quelle stellari, no? Di 2 tonnellate, che è stata regalata ad Dag Hammarskjöld dal re di Svezia, che direttamente non poggia sul pavimento, ma è direttamente poggiata sulla roccia dove poggiano le Nazioni Unite, per avere un contatto maggiore con la terra. E quella, diciamo, disegno in fondo sono 22 triangoli, per significare che questa stanza non è di tutti e non è di nessuno. Ci sono 3 seggioline, è stata visitata da papi, da Papa Francesco, da Papa Giovanni Paolo II, da Dalai Lama. Insomma, è un luogo dove tutte le divisioni scompaiono, e mi sembra una buona idea. Infatti qui quello dice, stanza protezione tronca, il riferimento alla pietra angolare del Tempio, al centro un blocco con le magnetite, contatto con la roccia, il mio stretto legame con la terra, legato al tempio del re di Svezia,
visitata da Giovanni Paolo II, Paolo Francesco e dal Dalai Lama. E questa è in Ginevra, si vede, penso, sullo sfondo il getto d'acqua, il jet d'eau, e quindi è chiaramente un simbolo, insomma, che si vuol portare verso l'alto, guardare un pochino al di fuori della nostra, del nostro piccolo tempo. Scusate, ma non sono molto. Quindi quest'anno si dice, se il momento non va alla montagna, la montagna. Quest'anno i vertici del Lucistrasse sono venuti in Italia, l'anno scorso, in settembre, sia a Milano che a Roma. C'era la presidentessa Christine Boyle e il segretario Vince van der Velde. Il titolo della conferenza, non so perché, era Tracciare il cammino verso l'unità, l'arte di una nazione, cioè è stato poi spiegato. In pratica, quello che era un programma, appunto, due pomeriggi, e allora il programma è questo, il motivo di questa visita. Non c'è mai stato un bisogno così grande di comprendere i cambiamenti, non so se le leggerete, si leggono, i cambiamenti della coscienza. Quindi, mentre l'anima del mondo getta luce sull'umanità, la sua luce rivela il cammino da percorrere verso l'unità. Il lavoro del Lucistrasse e della scuola arcana è volto a sostenere la trasformazione delle coscienze perché tale unità avvenga tra l'anima e la personalità, tra l'anima del mondo e l'umanità. E allora cercherò così di illustrare cosa vogliono dire quelle parole. Quindi il lavoro di Lucistrasse, appunto, lo ripete, il destino, allora, tutto serve per preparare il terreno di consapevolezza nel quale possa emergere un nuovo mondo per aiutare l'umanità a comprendere le tremende forze in gioco e indicare la via verso un destino condiviso. Che se riusciamo a unificare le coscienze è glorioso e pieno di luce e significato. In questo lavoro non c'è fretta né tempo da perdere. Quindi, brevemente, adesso lo possiamo già vederlo, ecco, cosa si intende per personalità e per anima. Si può vedere chiaramente nello stemma della corona inglese. Dove c'è un leone, detto il leone della personalità, che ha una corona sulla testa, e dall'altra parte l'unicorno, che rappresenta l'anima, che però è incatenata. La personalità, nella scuola si intende per personalità l'insieme dei tre corpi sottili, corpo fisico eterico, in realtà doppio eterico, e poi il corpo astrale e il corpo mentale. Quindi questi tre corpi uniti formano la personalità, e si dice, sempre giusto così per cercare di semplificare, che è come avere un'automobile al quale manca qualcosa, manca il guidatore. Quando l'automobile è pronta con motore, tutto pieno, eccetera, dovrebbe arrivare il guidatore, che è l'anima. Però nello stemma della corona inglese l'anima è incatenata. Quello che casualmente ho scoperto mentre cercavo appunto di mettere insieme le diapositive, e che invece nello stemma del regno di Scozia l'unicorno è a sinistra, ma ha la corona, quindi l'anima è incoronata, ma anche la personalità è incoronata. E quando la regina d'Inghilterra va in Scozia, cambia il suo stemma e mette uno stemma simile a quello scozzese, cioè anche c'è l'anima, ha una sua corona, quindi diciamo un'evoluzione rispetto al fatto che la personalità molte volte, diciamo, è più grezza, ecco, mettiamola così, e quindi fa delle robe non molto piacevoli molto spesso. E l'altra cosa che si nota in questo stemma è che le iscrizioni sono in latino, quindi diciamolo, insomma, che insomma, tutto parte sempre un po' a monte, e non è un caso. Probabilmente. Allora, adesso, giusto perché sennò mi annoio troppo, c'è un filmato
sempre per collegare un po' il discorso che si era fatto prima, cioè della eventuale presenza così, da, o interessamento di essere da altri mondi del nostro, mondo. Questa qui è una trasmissione tratta da, che è una trasmissione della TV Vaticana. L'anno scorso tutti i giovedì c'era questo programma dove si parlava molto esplicitamente, molto apertamente di alieni, di ET, di viaggi nello spazio, eccetera, eccetera. Una trasmissione fatta molto bene, anche lo studio si vede qua, insomma, non è da poco. E c'è la conduttrice, che adesso abbasso un po'. E la questione di riuscire, diciamo anche. Che interroga questa signora che è una direttrice del. Spaziale italiano, adesso c'è anche scritto. Del Vaticano. La TV del Vaticano. La TV del Vaticano, ma lei è, sì. del centro spaziale Vaticano. Cioè del... No, perché no, dopo c'è. No, e prima l'abbiamo accennato a trovare adesso una civiltà al momento giusto, al punto giusto dello sviluppo, magari più avanti di noi, se riescono ad arrivare fino alla Terra, perché appunto i limiti della relatività, ne parlavamo nella prima puntata. Sono insormontabili, quindi dovrebbero aver provato allora viene il fuori modo di passare i limiti della fisica. Insomma. Io vorrei ribaltare proprio la situazione. Noi potremmo essere un esperimento di vita formale di qualcun altro. Cioè, questa è una delle ipotesi. Se noi vediamo lo sviluppo dell'uomo con la sua capacità anche intellettuale, cerebrale, è avvenuto in uno spazio molto piccolo. Quindi quasi come se ci fosse stata una, diciamo, sprogrammazione a questa evoluzione che sta veramente procedendo in maniera veloce. Quindi una delle teorie, forse veramente più legata alla fantascienza che alla scienza, è che noi potremmo essere stati un esperimento di civiltà superiori che hanno impiantato sulla Terra, proprio perché c'erano delle condizioni ambientali particolari, l'esperimento uomo, e quindi prima o poi potremmo essere anche visitati per vedere anche cosa è la nostra evoluzione. È una teoria anche questa? Vabbè, sì, certo, la scienza non esclude niente. Dicevamo prima, come allo zoo, siamo visitati. E quindi, allora, viste queste premesse, queste informazioni che, insomma, che ci vengono date, allora è nata poi per cercare di saperne di più, di capire di più, questa branca della politica, detta esopolitica, una disciplina scientifica che studia gli aspetti politici delle possibili interazioni con altre civiltà intelligenti dell'universo, a partire quindi dalle scienze politiche. Un movimento dedicato alla produzione di ricerche di documenti e libri intesi a studiare le implicazioni politiche connesse all'ipotesi dell'esistenza di altre civiltà nel cosmo. E diciamo, quello che si considera il campione dell'esopolitica è l'ex ministro della difesa e vice primo ministro canadese Paul Elier, che in questo libro La luce alla fine del tunnel, insomma, lui piano di sopravvivenza per la specie umana, tra l'altro, lui indica alcune direttive che potrebbero risolvere, insomma, potrebbero aiutare il pianeta a venire fuori da una crisi, insomma, abbastanza pesante di vario tipo, e lui dice in pratica che gli UFO sono reali come gli aerei nel cielo, e questo è letto dalla copertina del libro, e dice anche: io sono un rivoluzionario, uno che si riconosce una scelta politica o pratica terribilmente sbagliata, si sente spinto a cercare di fare qualcosa al riguardo, è giunto il momento di accettare la realtà più ampia e fare piani che includano problematiche cosmiche. Ciò che si chiede quindi è una rivoluzione spirituale e intellettuale senza precedenti nella nostra storia scritta, cioè è chiaramente un cambiamento non da poco che eventualmente ci si richiede, perché cambia un po' tutte le nostre diciamo, cambiano sicuramente molte delle nostre certezze, insomma, diciamo, sono messe in discussione. Poi Elier, insomma, non è l'ultimo arrivato, comunque, perché qui lo vediamo col presidente Ford a sinistra, il presidente Carter, quindi è una persona, insomma, che ha deciso di dire quello che sapeva, insomma,
che dovrebbe essere un segreto, ormai di Pulcinella probabilmente, perché esiste anche un sito mondiale di esopolitica, se si va su questo sito, Exopolitics World Network, si clicca sul pianeta e viene fuori questo elenco, cioè ogni nazione ha un suo sito di esopolitica, quasi ogni nazione. Il sito americano fa paura, sono decine di pagine, c'è tantissimo materiale, ma poi c'è quello tedesco, molto attivo, svedese, insomma, quasi ogni nazione ha un suo sito. C'è anche quello italiano, che è un po' fermo adesso con le informazioni, comunque ci sono le informazioni di base e alcuni filmati, tra cui si vede in basso, questo non è veramente non si può vedere, insomma, Monsignor Balducci, che era l'esorcista capo del Vaticano, che era presente a tutti i convegni ufologici che si tenevano in giro, quindi insomma ci sono alcune cose che alcuni stanno studiando nell'ambito appunto dell'esopolitica, cioè se cosa c'è di vero, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo non so, sperare il meglio, il peggio, cosa succede se arrivano questi qua, sono buoni, sono cattivi, insomma sono tutte domande che a cui bisognerebbe così dare delle risposte. E il fondatore dell'esopolitica, della rete mondiale di esopolitica, questo signore, si chiama Steve Bassett, e 2 anni fa era a San Marino ai convegni che tutti gli anni si tengono da 25 anni, organizzati da Roberto Pinotti, il ufologo numero 1 italiano. Però l'ho messo proprio perché lui in diapositiva ha messo la religione prima della parola esopolitica e quindi l'importante poi anche la divulgazione, cioè parlare di queste cose, perché altrimenti una gran parte della realtà, quella che forse più ci condiziona, non viene esaminata e quindi rimaniamo al buio e un po' vittime, ecco, non dico, insomma, un po' vittime degli eventi e molte volte, oppure cerchiamo di saperne di più e io ho molti amici che vanno più volte a Medjugorje, per esempio, anche lì c'è qualcosa di, che viene dal soprannaturale e cerca di aiutarci, insomma, uno può trovare il suo modo per vedere qual è la situazione attuale e in realtà è dove ci stiamo dirigendo. Religione perché? Perché questa diapositiva è la copertina del libro di Guy Consolmagno, che è un gesuita e che è il direttore della specola Vaticana, cioè quello che dirige tutti gli osservatori astronomici del Vaticano. Il titolo è "Voi battezzereste un extraterrestre?" E lo stesso anche il suo predecessore aveva parlato molto esplicitamente di questa eventualità, insomma, del fatto che dobbiamo confrontarci con altre civiltà. Questa è una foto degli anni 50 in cui si vede una formazione di UFO, diciamo che è la forma di Croce di Sant'Andrea sul Vaticano. E questo è Andreotti, con a fianco Roberto Pinotti, il famoso ufologo italiano, nel 70 penso che fosse, perché in quell'anno ci fu un'ondata di avvistamenti, e quindi su Roma soprattutto, e quindi la faccenda insomma, in qualche modo doveva trovare una spiegazione, perché noi possiamo anche far finta di niente, però se poi arrivano queste ondate, in Italia arrivano spesso, ma qualche domanda dovremmo porci, però siamo distratti, come sappiamo, da mille altre cose, per cui. E allora c'è però chi invece mantiene le posizioni, addirittura l'esercito, cioè questa è una diapositiva, diciamo, di un convegno di 2 anni fa a Milano, organizzato dalla giornalista Sabrina Pieragostini, che ha una sua trasmissione, penso su Rete 4, non so, il venerdì alle 7 di sera, dove parla appunto di questi, insomma, di questi eventi, di avvistamenti, di UFO, eccetera. E organizza tutti gli anni un convegno. Quell'anno lo ha organizzato all'interno della caserma Brera, al centro di Milano, che è la sede del comando NATO dell'Italia del Nord. E questo signore, a destra, è il generale Pennino, capo di Stato Maggiore delle forze NATO d'Italia del Nord, che ha accolto
200 ufologi, insomma, una conferenza, varie conferenze molto interessanti, e in prima fila c'era l'ex sindaco Albertini, attuale europarlamentare. Il signore invece a sinistra, che si vede soltanto un po', questo qua, è il colonnello Cutter dell'aviazione, che ha illustrato tutti i casi di avvistamenti, quelli insomma ritenuti più credibili, che si susseguono, che insomma sembra che in alcuni momenti questi piloti, i nostri piloti, siano, si vedano così incrociare la rotta da oggetti particolari, quindi loro insomma il fenomeno lo conoscono, infatti lui ha ammesso, ridendo un pochino, insomma, che la faccenda esiste ed è insomma da qualche modo da studiare o da perlomeno da valutare con persone anche di una certa credibilità, appunto, come sono i piloti dei jet. Sempre per parlare di politica, c'è questa foto del signore alla sinistra di Clinton, si chiama John Podesta, è il suo consigliere capo di origine italiana, che poi diventa anche consigliere di Obama, e si dimette perché non ha potuto divulgare quello che voleva sugli UFO, sull'area 51, tutte queste. Si dimette, ma poi diventa il capo della campagna elettorale della Clinton, la quale Clinton aveva detto: se verrò eletta aprirò gli archivi. Poi non è stata eletta, forse per quello anche, non si sa. Qui non so, qualcuno conosce i cerchi nel grano, ho sentito parlare di cerchi nel grano. Insomma, sono anche questi qui dei messaggi. Non penso che sul nostro pianeta ci possa essere qualcuno che sia in grado di fare questa scultura del grano. Il lato di questa, si chiama appunto Crop Circle, è lungo 140 metri e non c'è una spiga, e sono stato un po' di anni fa, una spiga fuori posto, sembra scolpito nel grano. E qui c'è un messaggio addirittura che ci viene dato in un linguaggio poi non più usato. E sempre di pochi chilometri, di fronte al più grande osservatorio astronomico inglese di Cibolto, sono comparse queste due formazioni. Una ricorda la faccia che c'è sul pianeta Marte, mentre questa qui a destra è la risposta che qualcuno ci ha dato sul grano al messaggio che noi abbiamo mandato nel 2000 qualcosa da Arecibo. Quindi noi abbiamo mandato un messaggio, però insomma con onde radio, non so bene, dicendo che questi siamo noi, questo è il nostro sistema solare, questo è il nostro DNA, eccetera. E qualcuno ha risposto dicendo: questi siamo noi, sono un po' più bassi, un po' più questo è il nostro sistema solare, hanno due soli, i soliti federali, eccetera, eccetera. E questo è l'osservatorio. Molto. E poi c'è stato anche chi ha sovrapposto appunto i due messaggi. E insomma, ognuno può pensare qualsiasi cosa, però secondo me di queste informazioni bisognerebbe parlare più spesso, visto che tutte le altre cose di cui ci occupiamo di solito, di cui si occupano le TV. E sempre per, diciamo, come io penso che sia, come una iniziativa di buona volontà fatta da Steve Bassett, il fondatore dell'esopolitica mondiale. C'è stata nel 2013 a Washington questa audizione di cittadini, nel circolo della stampa, di fronte a 6 senatori, ex senatori, 30 testimoni, per 5 giorni, hanno detto, testimoni di alto livello, hanno raccontato la loro esperienza, hanno testimoniato, insomma, quello che hanno visto, quello che hanno, così, sì, quello in cui sono imbattuti. E fra gli altri c'era anche Paul Elie, c'erano tantissimi. Questo signore in fondo, con il pipino alzato, è John Callaghan, che era il capo della divisione incidenti e investigazioni dell'istituzione della che regola il trasporto aereo negli Stati Uniti.
e affermato in questa circostanza che nell'86 un 747 giapponese è stato seguito per 31 minuti da un UFO sui cieli dell'Alaska, quindi lui è andato lì a testimoniare e non era l'ultimo, anzi il numero uno del servizio della sicurezza aerea degli Stati Uniti. Questa non si vede molto, questo l'ho messo perché è il video di una persona, secondo me, eccezionale, di un eroe, si potrebbe dire, ed è un colonnello medico, non è sottotitolato, un colonnello medico dell'aviazione americana, questo qui a fianco suo figlio, e lui a 11 anni si è ritrovato, il papà dirigeva i servizi di sicurezza della base di Edward vicino all'area 51, vicino Roswell, principio da questo probabilmente UFO, e il papà lo porta sul posto e prendono dei pezzi e se li portano a casa, e lui qui fa vedere tra un po' un pezzo e poi dice anche tra le altre cose che il papà dice questo che avete visto è un non evento, una cosa che non è mai successa, però lui testimonia, è molto coraggioso, insomma, perché molti insomma saranno un pochino attenti nel parlare di queste cose. Allora direi che senza sentire tutto possiamo sentire un pezzettino. Unknown origin from the ranch out of Roswell. The sheriff in Chavez County contacted Colonel Blanchard, who was the commander of the Air Force Base in Roswell. Now, Colonel Blanchard knew my dad was the intelligence officer, so he dispatched my dad and a CIC agent, Jared Cabell, to investigate what this was. Our house happened to be on the way to the base, and this is in the way black plastic debris, like a broken phonograph record. But the strangest thing I saw right now was that this is a replica of one of the I-beams. In that you will know there's some symbols you can follow the inside surface of this. And they're purplish, violet hue, semi-reflective. My dad drove the debris into the base that night. Where he was assigned by Dr. or Colonel Blanchard to apply the material to General Ramey's office in Fort Worth. This is flown in the belly of a B-29 under Army Glover. That's where the cover began, General Ramey's office. So when my dad got home, he sat my mother and myself down and said in no uncertain terms, we would never talk. Non dovrete mai parlare di questo. Questo è un non evento, è un non evento. E lui decide di parlarne, però è stato molto coraggioso. Questo invece, questo signore, sempre lì a testimoniare a Washington, è un ufficiale dell'aviazione inglese, ha diretto per 25 anni l'ufficio di. Che si interessava appunto di fenomeni aerei non così poco chiari, no? Oppure di oggetti volanti non identificati. Ha scritto 2 anni fa questo libro, La storia dell'incidente UFO meglio documentato di sempre, Incontri nella foresta di Henderson. La foresta di Henderson, una foresta dove c'è la base di Bentwaters, che è una delle più grandi basi NATO del mondo, sicuramente quella base aerea più grande del mondo, da una parte inglese e da una parte americana. Nel mezzo gli è atterrato un UFO. E qui c'è la testimonianza, qui sottotitolata, possiamo sentire, del vicecomandante della base. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Charles I. Holt. In 1991, I retired from the U.S. Air Force as a colonel.
I was base commander of two large military installations, and at the time of my retirement was director, inspections director, the DOD Inspector General. In that capacity, I had inspection oversight of all military services and defense agencies. In 1980, I was a deputy base commander, RAF Bentwaters, the largest twin base complex in East Anglia. At the time, this was the largest tactical fire room in the Air Force. In late December 1980, I was called upon to investigate a very strange event, an event that was distracting our security police from their primary duties. Early on the morning of 26 December 1980, our police patrolman discovered strange lights in the forest east of the backdated RAF Woodbridge. Three patrolmen were dispatched to investigate. They reported a strange craft, triangular. Our police patrolman discovered strange lights in the forest east of the backdated RAF Woodbridge. Three patrolmen were dispatched to investigate. They reported a strange craft, triangular in shape, sitting on three legs. The craft was approximately 3 meters on the side. It had multiple lights. It rapidly maneuvered and quickly disappeared. I was not immediately aware of all the details, only being told of strange lights, and I assumed there was a reasonable explanation for this. Two nights later at the family Christmas party, I was interrupted by the on-duty police commander. He told of strange events and said, it was back. Since my boss had to present awards, I was tasked to go out and investigate. I fully expected to find an explanation. I took two senior patrolmen with me, a disaster preparedness expert, and the reporting on-duty police officer. At the site, we found 3 1.5-inch indentations, triangular in pattern. Now today I have a plaster cast of one of those 3 indentations. As you can see, it's about 1.5 inches, maybe 2 inches deep, and about 9 inches across. An interesting point is that the forest floor there was very hard packed sand. In order to make 3 impressions of this nature, it would have had to be a very heavy object. We discovered mild radiation and evidence of broken branches on the trees. We suddenly observed a very bright red-orange object. It was oval, with a black center. It reminded me of an eye, and it appeared to be winking or blinking. It maneuvered horizontally through the trees with an occasional vertical movement. When approached, it receded and silently broke into 5 white objects. We moved out of the forest and onto a pasture and observed several objects in the sky, multiple objects to the north. They changed shape from elliptical to round. Several other objects were seen to the south. One approached at very high speed and sent down a strange beam right at our feet. It was different than ordinary light in that it didn't radiate, it was more like a laser beam. Another object sent down beams of light into the weapons storage area. The whole time we had difficulty communicating with the base, as all 3 radio frequencies we were using kept breaking up. This activity continued for about an hour. During this entire event, I was fortunate to have with me my small pocket recorder. It's a little Lanier recorder that I carried around the base usually to take notes because I didn't like to write much. So I recorded all the significant events that happened that night. Unfortunately, the tape recorder is no longer functional, but I do have a tape and a good copy of it. I have no idea what we saw that night, but I do know with great certainty it was under intelligent control. I thank you for your attention. We'll be available for questions after. E non funzionava il registratore. Non è il registratore. Però ha portato il controllo. E questo è una cosa che, diciamo, un simbolo che, diciamo, in gran bella vista, perché era stato di Prometeo dorato al Rockefeller Center di New York. Come mai c'è questa statua Prometeo che ha il fuoco, ha rubato il fuoco agli dei? Qui si vede meglio.
E questa è la scritta che c'è dietro. Prometeo, maestro di ogni arte, portò il fuoco che è risultato per i mortali di un mezzo più potente dei servimenti. Diciamo l'interpretazione appunto che Rockefeller Center, tra l'altro l'architetto che ha creato il Rockefeller Center è lo stesso che ha creato la stanza di meditazione delle Nazioni Unite, vuol dirci qualcosa, ci vuole dare un segnale di quello che probabilmente è successo secondo alcuni, cioè questo accordo con entità di altri mondi per favorire l'evoluzione da una parte del pianeta e dall'altra avere mano libera per determinate azioni. Detto ciò, questo sta quasi per finire così. Diciamo, e c'è questa, non so chi l'ha mai sentita, ma comunque è la dichiarazione di Juncker nel 2016 dopo la Brexit. Probabilmente si sentiva un po' in colpa sia lui che la Merkel sopra il fatto che l'Inghilterra fosse uscita dall'Europa, e sembra che voglia giustificarsi con chi? Con questi dirigenti di altri pianeti. Prendiamo la testimonianza e cerchiamo. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Quindi, la verità è una metafora. Voleva dire paesi. Intesi come paesi. Pianeti, però dice pianeti. Forse ne sa più di noi, non lo so. Detto ciò, vabbè, questa è la nostra situazione, il pianeta è un pochino sotto, questo è l'omino che vorrebbe così avere uno sguardo più cosmico, perché in fondo di stelle ce ne parecchie fuori. Quindi adesso parlo di chi vuole iscriversi a questa scuola, si dice che sia l'unica scuola esoterica ufficiale sul pianeta, è gratuita, l'insegnamento è fatto per corrispondenza. Questa è la mia idea, così. Idea generale, chiaramente non vuol dire nulla, ma comunque tutte le persone di buona volontà e consapevoli dovrebbero iscriversi alla scuola, in quanto il raggiungimento di un numero critico potrà finalmente mettere in moto quei circuiti virtuosi che portino a perorare la causa del nostro piccolo e sperduto pianeta, situato ai confini estremi di una piccola galassia e luoghi alti. Potrà così attuare tanto auspicato assolutamente necessario cambio di paradigma, come spiega John Mack, poiché prendendo a prestito le parole di John Mack, un famoso psichiatra americano, premio Pulitzer con un libro di Lawrence d'Arabia, ha scritto vari libri, tra l'altro uno pubblicato dalla Mondadori su queste interazioni degli alieni sul nostro pianeta. Vabbè, sarebbe tutto un altro discorso da fare. Quindi prendendo le prestito le parole di Virgilio che apostrofa Pacaronte, forse così colà dove si può di ciò che si vuole e più non di mangiare. Quindi speriamo che ci possa essere un aiuto dall'alto, ecco, un auxilio a Baldo che possa così cambiare un po' la situazione del nostro pianeta, che non è proprio dei più felici.